Mi chiamo Nino. Mussomeli e la Sicilia sono la mia terra. L'amore immenso che nutro per loro mi ha spinto a realizzare questo documentario che spero ottenga il consenso da me tanto ambito. Buona visione. Se la storia universale del mondo alletta ed istruisce i lettori, quella del proprio paese in cui ciascuno è nato interessa, illumina e rende il cittadino un membro utile alla società. Tu sorgi nei declivi in cima a un monte, tutta sorriso, o vaga Mussomeli. Ti specchi nel più placido orizzonte, ed un amore, una dolcezza sveli. Non lontano da te, fiero un castello, che dice di Manfredi il suo valore. Si eleva altero, solitario e bello, di te difesa e indomito signore. Il paese di Mussomeli è caratterizzato dalla presenza di numerose e splendide chiese, che oltre a possedere opere di notevole valore storico e artistico, testimoniano il culto degli abitanti nella loro partecipazione corale ai riti delle festività nel corso dell'anno.
La Chiesa della Provvidenza, così come la vediamo oggi, risale alla fine del XVI secolo, anche se non è possibile risalire con certezza all'effettiva data di fondazione. All'interno della chiesa è possibile ammirare splendide decorazioni a stucco di scuola serpottiana. Nella cappella sull'altare maggiore, la Madonna della Provvidenza, una statua della scuola di Ortisei di recente fattura. Nata come monastero per accogliere le Benedettine, l'Abbatia Vecchia, intorno al 1750, è trasformata in chiesa ed essendo dedicata a Gesù Nazareno, viene poi successivamente denominata Sant'Enrico. All'interno, sull'altare maggiore, si custodisce un suggestivo crocifisso ligneo di Gesù Nazareno. In sacrestia, un quadro raffigurante un Gesù bambino di cera, opera di scuola palermitana. Del presbiterio vi sono due grandi tele del Novecento del pittore siciliano Violante, che trattano rispettivamente della deposizione e della condanna di Gesù.
statue di San Calogero del 1900. Invece, possiamo ammirare le due tele di San Tommaso d'Aquino e di San Domenico di Guzman del pittore Vincenzo Manno del 1700, la splendida tela del 1790, opera del Provenzano, della Madonna del Rosario con attorno i medaglioni. All'interno della sacrestia il meraviglioso gruppo statuario della Madonna del Rosario, con San Domenico di Guzman e Santa Caterina da Siena, dello scultore Biancardi del 1860.
Lateralmente è possibile ammirare la statua del crocifisso del 1900. Nelle cappelle laterali, tre dipinti del pittore mussomelese Franciamore e precisamente la Sacra Famiglia, Santa Rosa da Lima e Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Costruita nella prima metà del XIV secolo, è una delle chiese più antiche di Mussomeli. Il nome si deve probabilmente alla prima moglie di Manfredi Chiaramonte, Margherita Passaneto. Meritano sicuramente menzione gli splendidi stucchi baroccheggianti della scuola del Serpotta, custoditi all'interno della chiesa. La chiesa, costruita certamente nel 1737 per volontà del sacerdote Baldassare Minneci, è attualmente chiusa per lavori di restauro.
sogno dei Mussomeli e me ne vanto, ogni ci sono bellezze a cento a cento, ogni c'è sempre reso suono e canto, ogni c'è cuore e sentimento, lo monte ne produce leggera se frumentava di noce e meno legge, lo sole dona vita nelle case, la nave ne fa rosse le mascette, perché su forestere chi viene ci ritorna volendo bello placido passare le sue orna, e quando c'è la festa vengono le forestere ad ammirare statici sta terra dei mestere. Per l'8 di settembre un po' mancare la festa della nostra vera amate, e quando gente viene per pregare di farci la grazia desiata e per ringraziarla reverente di quanto generosa è già stato, ognuno con la torcia lentamente cammina scanso fervido e beato, camminano ubriando assai devotamente, perché vedeggiano che non i veri sentimenti per ogni piccatura ha stato nelle secole la vera protettura, Madonna delle miracole. Camminano ubriando assai devotamente, perché vedeggiano che non i veri sentimenti per ogni piccatura ha stato nelle secole la vera protettura, Madonna delle miracole. Perché su forestere che veni ci ritorna volendo bello placido passare le sue orna, e quando c'è una festa vengono le forestere ad ammirare state c'è sta terra dei mestere, ad ammirare state c'è sta terra dei mestere.
Venera nella chiesetta, la riproduce mentre distribuendo il pane ai poveri, sgridata dalla matrigna, vede da Dio convertito il pane in fragranti rose. I 143 caduti nella Prima Guerra Mondiale 1915-1918 e i 74 nella Seconda Guerra Mondiale 1940-1945 sono un grosso contributo di sangue che Mussomeli ha dato alla patria. Fatta costruire sul progetto dell'architetto Salvatore Costanzo intorno al 1631 da Don Vincenzo Sorge Malaspina, utilizzandone la cripta per la sepoltura di famiglia. La scultura della Madonna è opera del Biancardi del 1875. Poggiate sopra due colonne di marmo, i due busti in alabastro, quello di Vincenzo Sorge Malaspina e quello della moglie crocifissa Nola in Sorge. Sulle pareti molte corone funerarie di foglie e fili di rame.
Sarà che vita mia mi ha fatto compagnia e ne ho mangiato assai pani e malinconia. Ma quando ti finisci non le lacrime, non sai che fare e la speranza non c'è più. Di Mussomeli possiede tesori di notevole valore storico e artistico, quali le tante e suggestive chiese, a cui è legato il culto dei cittadini coralmente partecipi ai riti che si svolgono nel corso delle festività dell'anno. Il credo religioso della comunità mussomelese ha trovato significativa espressione nella profonda devozione alla Madonna. Ne sono testimonianza le numerose figurette, ossia le edicole dedicate ad alcuni santi. Thank you.
dalle donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sui tanti miracoli. Maestro, quest'uomo non può vedere. Quest'uomo vive nelle tenebre. Ma finché sarò sulla terra, sarò la luce del mondo. Lavate i suoi occhi. Com'è possibile? Io ci vedo! Non sono più cieco! Io ci vedo! Le sue tante prediche. Pregate allora. E quando pregate non usate parole inutili. Perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. L'amore verso il prossimo. Perdonare Erode. Perdonare i Romani. Perdonate tutti. Ma i Romani hanno massacrato centinaia di bambini. Poveri innocenti, vecchi, vite stroncate senza pietà, senza una ragione. Non credo tu voglia veramente perdonare. Alla spada si risponde con la spada. Tutti coloro che impugneranno la spada, Barabba, sarà la spada a farli morire. Ma il Signore non vuole il dominio dei pagani di Israele. No, Barabba. L'odio impedisce ai tuoi occhi di vedere. Il perdono. Io lo so che i tuoi peccati sono tanti. Ma ti sono tutti perdonati perché hai molto amato. La tua fede ti ha salvata. Torna a casa e non peccare più. Il suo arrivo a Gerusalemme. La sacralità della casa di Dio. È la casa della preghiera e voi l'avete trasformata in un covo di ladri. La congiura. Non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che perisca l'intero popolo? Ha cacciato via i venditori di bestie sacrificali e noi non abbiamo alzato un dito. Il tradimento. Una volta ero sicurissimo su quello che volevo fare. Ora sono confuso. La sua ultima cena terrena. Maestro, siamo felici di passare la Pasqua con te. Io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. L'immane sofferenza. Il suo arresto. Con un bacio tu mi tradisci. Arrestate anche loro! No, Zeta.
Era me che volevi. E mi hai trovato. Le accuse le percosse. Il rimorso. La sua condanna alla crocifissione. La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Chiunque ascolta la verità, ascolta la mia voce. Il dolore. Quinque! Sax! L'atroce pena. La sua morte. È venuto al mondo per salvarci dal peccato. La nostra speranza. Questo è il principio. Ora tutto comincia. La passione di Cristo. Un evento che aprirà il tuo cuore. Ci sono
sogno puro io che aspetto a voi per vedere sta faccia a così bella passo che fora tutte le nottate e aspetto solo quando la facciate e aspetto solo quando la facciate.
anche se tagliamo un pezzo non è così. Yeah.
Thank you.
che fra poco parte il corteo storico, il primo corteo storico. Vogliamo raccontare le cose più importanti? Ma le cose più importanti sono state tante. Intanto non pensavamo di arrivare a tanto noi quando abbiamo pensato un po' all'iniziativa. Abbiamo cominciato un po' in maniera molto semplice, in un mese e mezzo siamo riusciti a montare, un po' interessando tutto l'artigianato locale, a montare un po' questa manifestazione. Ricordiamo quanti sono i costumi e in linea generale quali? Sì, i costumi sono 115 per l'esattezza. Ecco, vogliamo ricordare che questi costumi li avete costruiti voi stessi? Sì, quindi li abbiamo disegnati io e l'amico Nino Canalella, facendo delle ricerche storiche, facendo anche una ricerca sui costumi. Storico è partito, adesso c'è una tappa molto importante, vogliamo ricordarla. Dopo 30 anni la campana di Mussomeli risuona per chiamare all'adunanza la popolazione, una rievocazione che è tra lo storico e il simbolico, un modo per rivivere un millennio di storia di questo paese. Andremo poi al castello dove vivremo per alcune ore in pieno Medioevo. Comune di Mussomeli, provincia di Caltanissetta, dichiarazione augurale in occasione della demanializzazione del castello Chiaramontano. Questo castello di rinomata bellezza, che un tempo fu sede del potere feudale, mentre oggi rappresenta l'identità del nostro popolo, fatto innalzare dalla munificenza di Manfredi Chiaramonte, con straordinaria abilità e squisito senso dell'arte, e a noi consegnato dai discendenti di Cesare Lanza per mano degli ultimi eredi, divenuto finalmente con pubblico denaro patrimonio comune di tutti i cittadini di Mussomeli. Il sindaco Calogero Canalella, Mussomeli, 2 settembre 1994. Poi ci sarà l'accensione della torcia da parte del sindaco. Il principe rappresentava il passato, il sindaco e l'amministrazione e il consiglio rappresentano il presente, e allora il sindaco ridà la torcia al principe, il quale poi la porterà sino al castello manfredonico. Sull'alta roccia a picco si erge fiero a ricordar le epoche passate del principe Manfredi il bel maniero, con le sue sale vuote abbandonate. Sulla superba strapiombante vetta non odi più squillar l'antiche trombe, odi soltanto i lai di una civetta che par che pianga su questa ecatombe. A notte, quando tutto intorno tace,
si affacciano tre donne dal castello. Forse nell'ombra cercano la pace e aspettano che torni il Rio Fratello. Di Mussomeli è stato edificato da Manfredi III Chiaramonte nel 1370 su una rocca calcarea ad un'altezza di circa 80 metri. Quasi alla base della roccia si trova una cinta muraria posta a difesa della stradella di accesso. Dopo la salita si entra attraverso una porta d'arco, all'interno della prima cinta muraria. Di fronte all'ingresso si nota la scuderia, di cui restano importanti ruderi con volta a botte a direttrice ogivale. Essa è costruita molto rusticamente, nello stile militaresco. Al suo interno è inoltre possibile ammirare, grazie ai recenti restauri, la pavimentazione originale interamente costruita con pietre di fiume. Sopra la stalla si trova il fienile. Attraverso la seconda rampa si arriva all'ingresso vero e proprio del castello. Ci si ritrova così in un cortile delimitato a sinistra dalle mura di cinta e a destra dalla cappella. Un arco a sesto acuto divide l'atrio da un vestibolo attorniato di sedili. Nel cortile vi è un portone di stile gotico, attraverso cui ci si ritrova nella sala dei baroni, detta anche la sala del trono. Dalla stanza dei baroni si accede in un piccolo corridoio e da qui nella saletta a pianta triangolare, detta anche delle tre donne.
Da questa si passa alla prima sala, con volta a crociera, detta del camino, dove si può ammirare un grande camino incavato nel muro. La maestosa camera da letto è coperta da due volte a crociera, divise tra loro da un arco mediano a costole rilevate, mentre gli archi posano su sei mezze colonne. Mediante una scala dall'atrio si scende nei sotterranei in parte scavati nella roccia, dove si possono ammirare la sala d'armi e una serie di pozzi e prigioni.
itinerario storico, culturale e paesaggistico del nostro paese. Possiamo dire che una visita a Mussomeli corrisponde ad un viaggio nel tempo, che stimola la fantasia del visitatore, colpito dalla suggestiva bellezza del suo territorio. Un caloroso invito! Venite a vedere le nostre perle! Arrivederci!